La toilette è munita del sistema di washeretto. Ciao a tutti ragazzi, allora, è un po' che non faccio invasioni se barbariche. Io ho detto, mamma mia, sono tornato in Giappone, devo assolutamente farvi vedere come si vive in 10 metri quadri. In questo video quindi vi farò vedere questo mini appartamento minimal. Non so se è considerato appartamento o stanza d'hotel, però questo hotel ha comunque anche degli appartamenti con delle piccole cucine. La stanza che ho preso io è una washiki, quindi una stanza stile giapponese, come potete vedere qui c'è il futon. Però non c'è la cucina. In ogni caso, spero che questo tour vi divertirà. Buona visione. Ecco ragazzi, sta per iniziare il tour. Apriamo la porta ed eccoci qui nella casa di 10 metri quadri. Come vivere in uno spazio piccolo. Vi faccio già vedere come si può chiudere la porta. Qui e poi qui. Qui c'è il sistema antincendio, quindi dove evacuare in caso di emergenza. Qui c'è il wifi. Questo si chiama Tabata Prince Hotel, però in realtà questo posto lo affittano anche mensilmente. Fanno delle colazioni veramente strepitose e il prezzo è molto conveniente. Questo, vabbè, il telefono per chiamare la reception. Qui c'è il bagno, eccolo qui. Il bagno è tipico giapponese, molto semplice. C'ha, vabbè, lavandino, poi qui c'è ofuro. In Giappone devo dire che praticamente tutti gli appartamenti hanno una vasca da bagno. Cioè, a differenza della Corea, in Giappone è inconcepibile non avere il bagno a casa. Poi qui c'è uno specchio. E io che vi saluto, ciao ciao ciao. Poi qui abbiamo, vabbè, lo shampoo, balsamo e il body soap. Poi questo per fare la barba, la schiuma da barba, l'ho comprato prima al combini. Poi qui abbiamo un rasoio e anche lo spazzolino denti. La toilette è munita del sistema di washeretto, quindi potete farvi il bidet. Insomma, sapete già più o meno come funzionano questi. Devo dire che in Giappone è proprio una cosa fondamentale avere la vasca da bagno e anche il washeretto, cioè, perché è proprio uno di quei comfort che i giapponesi non possono rinunciare. Qui per tirare l'acqua, qua c'è il carattere di piccolo e il carattere di grande. Piccolo se fate qualcosa di piccolo e grande se fate qualcosa di grande. Penso che avete già capito dove voglio andare a parare. Proseguiamo adesso con la stanza da letto. Vedete, per la stanza da letto bisogna togliersi le scarpe perché c'è il tatami, vedete, che è molto delicato. E vedete che qua c'è questa specie di genkan che è tipico delle case giapponesi. E come potete vedere qui c'ho il letto. Io devo dire che adoro dormire sul tatami o comunque nel futon, mi rilasso tantissimo. Qui posso anche appendere le giacche, quindi è molto comodo, ne sono anche abbastanza ordinate. Il letto è sul tatami, fate molta attenzione a non bagnarlo perché se lo bagnate sono cazzi. E questo è il letto. E anche il cuscino è molto più duro, magari per noi italiani non siamo abituati, ma vedete, se lo girate da questa parte è bello duro, altrimenti da questa parte è un po' più morbido. E non lo so, a me rilassa tantissimo anche queste coperte, che praticamente vai a dormire che c'hai freddo e ti svegli la mattina che è bello caldo. Poi qui c'ho gli occhiali. Qui c'ho il comodino in cui metto magari le creme per la sera o altre cose così. Qui poi c'ho il caricabatterie, il mouse e l'iPad magari. Poi queste che uso la notte, vabbè, qui in realtà non mi servono, però queste sono quando devo andare a dormire e magari ci sono le stanze un po' luminose, io voglio che sia tutto bello scuro. Poi qui c'è il mio computer, il mio pigiama. E poi qui devo dire che è comodissimo perché qui ci sono delle prese che ogni tanto in alcuni hotel non hanno abbastanza prese, mentre qui devo dire che le mettono sempre in Giappone nei posti tattici e ce ne sono sempre tante, come piace a me. Vabbè ragazzi, vedete? Non ho messo i piedi nel letto. E niente, mi sta molto carino. Adesso andiamo a vedere un po' che cosa c'è di qui. Vabbè, la vista è normale, nulla di speciale. Fate attenzione quando aprite le finestre che magari siete appena usciti dal bagno nudi e non è il massimo dare uno spettacolo. Fatevi sempre pagare in caso. Poi qui abbiamo un piccolo cestino. E poi questo magari se avete delle scarpe, magari che non riuscite a entrare comodi, il calzascarpe che lo metto qui nell'angolo. Qui abbiamo la zona frigo. Nel frigo non è che c'ho tanto, infatti c'ho soltanto del natto, che io adoro mangiare il natto a colazione. Poi abbiamo questo che è praticamente tsundebu, che sarebbe un piatto coreano, però io di solito lo riempio di questa spezia che si chiama sancho e diventa tutto che ti fa la lingua che pizzica ed è buonissimo. Domani penso che me lo mangerò. Poi qui abbiamo il bollitore. Devo dire che in quasi tutte le stanze in Giappone lo troverete. È comodissimo, potete farvi così il tè caldo o cose comunque buone. Poi qui abbiamo dei Kleenex. Ve la ricordate la pubblicità spaventosa dei Kleenex giapponese? Ve ne lascio qui 5 secondi.
It's a fine day, people open windows, they leave their houses. Kleenex tissue です。Poi qui c'è, vabbè, questo hair dryer per asciugarsi i capelli, degli asciugamani, questo poi spazzolino, un altro rasoio eccetera. Poi qui, come vedete, abbiamo il pigiama giapponese per dormire la notte. Io devo dire che mi trovo un po' scomodo a dormire in questi, però mi sta bene abbastanza. Poi qui c'è la sveglia, così non arrivo mai in ritardo. Adesso sono quasi le 4, tra poco devo andare a Ginza, quindi è meglio che mi sbrigo. E poi la TV. Qui a lato c'ho un po' di regalini per i miei amici giapponesi che ho comprato. Vedete, ho preso la Fiesta, che voglio fargliela provare magari in un video. Poi qui c'ho i Mikado, questa specie di pocchi. Poi ho preso i pan di Stella, che me l'avete consigliato voi. Poi c'ho i Ringo e i 5 cereali, che uno me lo sono mangiato perché c'avevo troppa fame stanotte. E poi queste Tic Tac alla liquirizia. Qui ho un paio di scarpe che mi hanno regalato ieri, che era il mio compleanno, molto carine. Vabbè ragazzi, io spero che questo tour vi abbia divertito. Come potete vedere, vivere in 10 metri quadri è possibile. Nel senso, io non sto vivendo qui, adesso sono qui soltanto per alcuni giorni perché sto dormendo. Devo dire che il problema di questa stanza è che non c'è la cucina. Però io ho preso una stanza come se fosse hotel. Però in questo hotel ci sono delle stanze che hanno anche delle piccole cucine, sono 2 metri più grandi. Costa poco, è compresa anche la colazione. Ecco la colazione dell'hotel, che devo dire che per costare così poco è veramente niente male. C'è riso alla cantonese, sono questi piatti che adoro della cucina cinese, c'è pure il mapo tofu, quindi buonissimo. E anche del kimchi, dell'insalata e poi le uova, che come sapete adoro. Ecco qui la colazioncina. Buon appetito ragazzi. Secondo me non è male, questo posto si trova a Tabata, l'hotel si chiama Oji. Per chiedere le stanze quelle con il cucinotto non potete andare attraverso i siti di booking eccetera, ma potete contattare o direttamente loro o dovete conoscere qualcuno di loro, perché non so se lo fanno soltanto per alcune persone. In ogni caso, così lo sapete. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ditemi se anche voi vi piacerebbe vivere in una casa piccola. Devo dire che è piccola, però c'è tutto indispensabile, perché c'è la vasca da bagno, poi c'è il gabinetto tecnologico. A me non dispiace, ecco, mi piacerebbe avere un po' più di spazio per i vestiti, perché quando devo mettermi qualcosa devo aprire l'intera valigia che occupa mezza stanza. Però mi piace dormire sul futon, e specie quando arrivo da Narita mi piace molto dormire in questa zona. Vabbè ragazzi, grazie sempre davvero per vedere questi video, sono felicissimo di essere tornato a vivere in Giappone e cercherò di farvi vedere adesso un po' di cose. Me ne andrò nel sud del Giappone, andrò in campagna a lavorare con degli altri influencer, così vi faremo vedere un po' com'è lavorare in una campagna giapponese. Poi andrò a vedere un incontro di rugby e poi cos'altro, cioè c'è un sacco di cose in programma, non vedo l'ora di farvi conoscere e scoprire tutto. Grazie sempre di cuore per guardare questi miei video e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao e un mega abbraccione da Seba. Ed ecco la mia fantastica colazione: salmone, carne, tsukemono, tofu, una zuppa, un po' di verdura e riso. Gian gian gian. Oggi sto andando dal parrucchiere a farmi i capelli per lo shooting di oggi. Quindi adesso entriamo e vediamo se c'è la nostra amica Ijemi Ima. Ah, konnichiwa. Ohayo. Sugoi wakari yasu kotta basho. Hello. Say hi. Vabbè, oggi adesso andiamo a fare il nostro shooting. Vi piacciono i capelli? Bene ragazzi, adesso ho finito di fare i capelli, vado a fare cleaning ai denti e poi si fa lo shooting. Mamma mia che giornata oggi, però sto cercando di fare tutto in un giorno solo. Qua c'ho tutti i vestiti di oggi, non vedo l'ora di indossarli. Vabbè, ci vediamo dopo il dentista, ciao! Dal dentista in Giappone c'è anche la coperta. Bene, adesso siamo pronti per fare il music video. Cuore con la music video Torimo. Ok, e adesso facciamo una foto per Instagram. Foto per Instagram. Hi. Ah, konnichiwa. Ok, foto per Instagram te ite hoshikatta. Demo maiya. Foto per Instagram. Foto per Instagram. Per Instagram. 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 Se non mi conoscete, seguitemi qui. Ecco qua.
dopo il pranzo di oggi che mangiamo la pasta con Fabian. Fabian si è preso il taco rice, che come sapete è una specialità di Okinawa. Guardate come lo mangia felice. Make a happy face.